Bentornati a Fiesca Informazione 2020. Io sono Luca Loforese, responsabile marketing e comunicazione di Afiesca e sono qui per presentarvi la nostra nuova innovativa piattaforma Io Scelgo Afiesca. Io Scelgo Afiesca è una piattaforma innovativa perché è la prima piattaforma che permette di acquistare una polizza vita puro rischio in modalità totalmente full digital, acquistabile tramite un video selfie. Perché diciamo innovativa? Beh, molto semplice. Nel mondo assicurativo le polizze vendute online per il momento erano tutte appannaggio di settori alternativi al vita, quali l'RC auto, quali le polizze sulla casa, quindi prodotti molto semplici e standardizzati. Questo perché? Perché le polizze vita sono prodotti più complessi che hanno bisogno di una maggiore consulenza da parte dell'intermediario o comunque del broker assicurativo. Con questa piattaforma noi abbiamo diversi obiettivi, tra i quali quello di semplificare il processo di sottoscrizione della polizza per arrivare più velocemente, più chiaramente al cliente finale. Quello oltretutto di abbassare il cosiddetto protection gap, quindi il livello di sottoassicurazione della clientela italiana rispetto a quella della clientela di altre nazioni europee paragonabili alla nostra, tipo Francia, Germania, e soprattutto quello di rendere veramente più vicino al cliente finale, soprattutto alla clientela giovane, visto che è una polizza full digital, le polizze vita puro rischio che ancora oggi vengono poco sentite, nonostante anche la pandemia appena passata, dalla clientela italiana. Come fare questo? Sicuramente abbiamo voluto comunque perseguire la nostra linea guida, quella di collocare i nostri prodotti tramite una rete di professionisti, di broker e agenti plurimandatari su tutto il territorio italiano. Anche se solitamente la parte insurtech, quindi diciamo la parte tecnologica delle assicurazioni, è completamente distante al concetto di consulenza o al concetto di intermediazione, noi abbiamo voluto ancora una volta coniugare le due cose. Questo perché? Perché Afiesca, da quando è arrivato in Italia, ovvero 8 anni fa, ha sempre voluto creare delle forti partnership con i propri intermediari, perché crede che siano loro la vera forza della compagnia, siano loro la vera facciata della compagnia al cliente finale. Quindi faremo sempre di tutto per cercare di supportarli. E questo, diciamo, è la nostra nuova iniziativa che adesso vado a presentarvi. Io scelgo Afiesca, come abbiamo già detto, un processo di sottoscrizione chiaro, semplice e veloce. Questo per abbassare i tempi e per rendere meno complessa anche il fatto di intendere la polizza per il cliente finale. Avvicinare, appunto, aumentare la domanda di sottoscrizione e di copertura. E infine un processo completamente compliant alle ultime discipline privacy e antiriciclaggio di IVASS e Banca d'Italia. Come potete vedere dalla slide, il processo inizia molto semplicemente inserendo pochi dati. In questa presentazione vedremo il processo per la polizza CPI a copertura del mutuo, ma questa piattaforma sarà disponibile anche per tutte le polizze vita puro rischio, quindi anche TCM a capitale costante e decrescente della compagnia. In questo caso basta inserire pochi semplici dati: data di nascita, se si è fumatore o meno, l'importo del mutuo, la durata del mutuo e il proprio status di lavoratore, se è lavoratore del settore privato, del settore pubblico e via dicendo. Una volta inseriti questi pochi dati, si passa subito alla prima schermata. Voglio dire che questa piattaforma di preventivazione è già disponibile sul nostro sito, mentre Io Scelgo Afiesca, l'evoluzione di questa piattaforma che vedremo tra poco, sarà disponibile a brevissimo sul sito di afiesca.it. Una volta ricevuti i preventivi già compliant, per quale motivo dico compliant? Molto semplice, se vi ricordate prima, ad esempio in questo esempio ho scelto lavoratore del settore privato. Facendo questa scelta mi sono state fatte 3 proposte di preventivo, tra cui quella con la copertura perdita di impiego. Se avessi scelto
come status di lavoratore, anziché lavoratore del settore privato, lavoratore del settore pubblico, oppure che non fossi un lavoratore, al posto della polizza di perdita di impiego mi sarebbe stata proposta quella di inabilità temporanea totale o addirittura quella di invalidità permanente. Quindi già nella prima scelta ci sono una gamma di coperture 100% compliant ai dati inseriti dal cliente. Una volta scelto il preventivo e scelto soprattutto il frazionamento, ricordiamo che il nostro frazionamento va fino al premio mensile senza nessun onere, quindi il premio mensile è un dodicesimo del premio annuale, come il premio semestrale è 6 volte tanto il premio mensile. Una volta scelto appunto il premio e il frazionamento del premio, ad un certo punto si arriva qua a un bivio. O scegliere la soluzione classica, quella che già noi proponiamo al giorno d'oggi, quindi quella di completare la sottoscrizione di polizza presso una nostra agenzia, oppure quella di scegliere la conclusione online con Io scelgo a Fiesca. Se scegliamo Io scelgo a Fiesca, scusate il gioco di parole, però adesso capirete anche perché la piattaforma ha preso questo nome, inizieremo a inserire i dati un po' più approfonditi, ovviamente, perché è una sottoscrizione totalmente online, dei dati più approfonditi in un form. Quindi, oltre il nome e cognome, che già sono in nostro possesso come ultimo passaggio della piattaforma precedente, chiederemo anche, ovviamente, dei dati più approfonditi e inizieremo a chiedere i primi requisiti di polizza. Cosa importante di questo passaggio è che ogni cliente verrà assegnato ad un intermediario. In che modo? Molto semplice. Una volta inserito l'indirizzo di residenza, un servizio di geolocalizzazione già incorporato nella piattaforma assegnerà il cliente all'intermediario Fiesca più vicino. Questo perché nel caso ci dovessero essere degli approfondimenti da fare a livello consulenziale, l'intermediario è quello oggettivamente più vicino, geograficamente più vicino, e può assistere al meglio il cliente. Ovviamente, come potete vedere, ci sarà sempre una barra di avanzamento che vi dirà a che punto della sottoscrizione siete. Andando avanti, adesso vediamo la reale importanza dell'intermediario, perché fino a questo punto noi prima abbiamo detto che è comunque una piattaforma non di vendita diretta, ma di vendita intermediata. Quindi l'intermediario comunque fa una sua parte, fa una parte importante, e vediamo adesso come. Come abbiamo detto, la piattaforma ha come obiettivo primario quello di semplificare la sottoscrizione di polizza, di facilitare, di rendere più snella, più facile, più smart la sottoscrizione e la compilazione di una polizza vita puro rischio. Quindi il questionario medico e l'adeguatezza del contratto prevedono soltanto le domande, diciamo, quelle più semplici, quelle più strutturalmente più facili. Se un cliente dovesse per caso rispondere sì a una domanda del questionario medico, in questo caso semplificato, oppure se non dovesse più reggere l'adeguatezza del prodotto, a questo punto interviene l'intermediario. Quindi la polizza, diciamo, la quotazione passa direttamente all'intermediario, che contatterà il cliente, si troveranno telefonicamente, a distanza, di persona, per portare avanti il discorso della consulenza e portare al termine la polizza. Ovviamente questo prodotto è un prodotto molto semplificato, però permette anche una sottoscrizione tradizionale, quindi eventualmente di assumere anche entità di rischio maggiori, con ovviamente sovrappremi o con delle visite maggiorate per capire l'entità del rischio che andiamo a assicurare. Quindi tantissime persone, quasi tutte le persone sono assicurabili, magari non sono assicurabili con Io scelgo a Fiesca, perché ovviamente è una struttura molto semplificata per andare incontro a quelle che sono le richieste del web, però ricordiamoci sempre che ci sono i nostri intermediari pronti a dare una consulenza di
di tutto punto, quindi di tutto rispetto e professionalmente elevata ai nostri clienti. Dopo aver visto questo, passiamo avanti e finalmente arriviamo al punto principale, quindi la video identificazione, diciamo il cuore di Io Scelgo Afiesca. Oltretutto è il nome del progetto, il nome Io Scelgo Afiesca è stato proprio dato in base a questa peculiarità che ci contraddistingue da tutti gli altri operatori sul mercato, una cosa per il momento mai vista. Come potete vedere qua, la schermata iniziale è molto semplice, è uguale a quella di qualsiasi piattaforma di videoconferenza che, ahimè, abbiamo dovuto tanto utilizzare nel periodo del lockdown o comunque della pandemia. Quindi il vostro dispositivo vi chiederà soltanto di poter accedere al microfono, alla videocamera e ovviamente al accettare il dispositivo di privacy, e così si può entrare in Io Scelgo Afiesca. Ultima cosa, questa piattaforma è disponibile da qualsiasi tipo di device, quindi che siate voi davanti a un desktop, davanti a un tablet o addirittura da cellulare potrete sottoscrivere la vostra polizza, e soprattutto la potrete sottoscrivere in qualsiasi momento della giornata, e questa è la grande differenza. E adesso vedremo come. Subito dopo, molto semplice, arriverà un SMS di verifica al numero che avete inserito prima, al numero di cellulare inserito prima. Questo perché dobbiamo verificare l'identità della persona che è davanti al dispositivo, della persona che sta per effettuare il video riconoscimento. Quindi un semplice codice che arriverà sul numero di cellulare, inserirlo è molto semplice. Subito dopo bisognerà acconsentire, come ormai tutte le piattaforme digitali, al trattamento dei dati e confermare dei semplici dati prima inseriti, quindi nome e cognome, il numero di cellulare che ovviamente sarà lo stesso di quello dove vi arriva il codice OTP e l'indirizzo mail. Una volta confermati si potrà finalmente accedere al servizio di video identificazione di Io Scelgo Afiesca. E qua, diciamo, arriviamo al cuore pulsante dell'innovazione di Io Scelgo Afiesca. Il videomessaggio. L'idea che dà il nome alla piattaforma. Perché Io Scelgo Afiesca? Molto semplice, perché nel videomessaggio, per identificare la volontà del sottoscrittore di sottoscrivere proprio la nostra polizza, in questo caso la polizza del mutuo, bisognerà dire una semplice frase: io, nome e cognome, scelgo Afiesca, da qui il nome della piattaforma, per, in questo caso, proteggere il mio mutuo. Per quanto riguarda le polizze TCM sarà per proteggere la mia vita, per proteggere il tenore di vita della mia famiglia e via dicendo. Però io scelgo Afiesca per questo motivo, per proteggere ciò che mi sta a cuore, ciò che per me è più caro. Una volta fatto questo videomessaggio, che ripetiamo, non vi preoccupate, potrete ripeterlo fino a un massimo di 3 volte, quindi anche aggiustare, diciamo, la telecamera, la luminosità, non sarà un problema, perché avrete 3 tentativi per poter fare un videomessaggio che a voi piace. Si passerà alla parte di acquisizione del documento. Acquisizione del documento molto semplice, basterà scegliere tra carta d'identità, passaporto o patente di guida. E una volta scelta la tipologia del documento, sempre tramite la propria webcam del proprio dispositivo, fotografare o comunque caricare la foto del proprio documento. In questo caso io ho caricato la mia foto della mia carta d'identità. Come potete vedere, questa è una prova che ho fatto in ufficio da me in pochissimo tempo. Sono riuscito a sottoscrivere una nostra polizza veramente in 5 minuti. Molto semplice, fronte e retro del documento. Dopo questa parte di, appunto, caricamento del documento della carta d'identità, si passa alla prima fase di controllo. Sì, perché oltre al controllo, che ovviamente dovrà essere fatto dall'intermediario in un secondo momento, già qui abbiamo subito un primo semaforo verde automatico. Come potete vedere, qua ci sono subito in questa sezione dei controlli automatici che riescono a capire se il documento
la tipologia del documento è stata riconosciuta e se soprattutto all'interno del documento è stato riconosciuto il viso della persona che ha fatto prima il video. Quindi già qui, diciamo, la piattaforma in sé con un sistema di machine learning, di intelligenza artificiale, riesce a comparare quello che è la foto presente sul documento con il viso presente nel video prima caricato. E già qui danno un primo semaforo verde. Fortunatamente per me il semaforo era verde e quindi sono potuto andare avanti nella sottoscrizione di polizza. Una volta finita questa parte anche di caricamento del documento, andiamo alla parte di firma elettronica. Ovviamente noi abbiamo già inserito tutti i dati della nostra polizza e automaticamente si sono compilati dei file, dei documenti di polizza, il documento per la privacy, la proposta, il preventivo, tutte cose che devono essere accettati tramite firma. E come fare con la firma a distanza? Molto semplice. Io scelgo Fiesca, ha un sistema di FEA, quindi firma elettronica avanzata. Come avviene questo sistema di FEA? Molto semplice. Una volta compilato, fatto il passaggio del video riconoscimento e del caricamento del documento di identità, ci saranno tutti i documenti visibili, visualizzabili, e poi, una volta visualizzati i documenti, ci sarà l'elenco di tutte le firme che bisogna apporre per poter, sottoscrivere una polizza vita puro rischio. Quindi tramite un solo OTP, molto importante, un solo OTP, anche se le firme sono 7-8, basterà un solo OTP, accettando di inserire le firme dappertutto, arriverà un solo codice. Una volta inserito il codice OTP, tutti i documenti preselezionati saranno firmati. E a quel punto il gioco è fatto, la polizza è quasi pronta. Perché quasi? Perché non è ancora finita del tutto. L'ultimo step, il riepilogo totale con tutti i dati inseriti e con i vari documenti inseriti, le ultime autorizzazioni, soprattutto molto importante oltre a quella della privacy, l'autorizzazione al SEPA, quindi all'addebito diretto sul conto da parte di Afiesca, e soprattutto come poter ricevere i documenti di polizza, se via mail, se sia via mail che per via postale o soltanto per via postale. Quindi abbiamo tutta la gamma delle possibili scelte che un cliente può fare. Una volta fatto tutto, il cliente clicca il pulsante verde, salva e finisci, e a questo punto la polizza è quasi stata emessa. Perché? Ultimissimo step, l'intermediario preselezionato tramite il servizio di geolocalizzazione, a questo intermediario arriverà una mail con un link univoco che lo farà entrare in una sua parte, in una partizione della piattaforma che abbiamo visto prima, personalizzata solo per lui, dove saranno disponibili tutti i video con il video riconoscimento dei propri clienti e la documentazione dei clienti. Lui dovrà fare soltanto una cosa molto semplice: entro le 48 ore successive al caricamento dei file, dovrà soltanto vedere il video e avallare il fatto che la persona presente nel video sia la stessa presente nei documenti caricati. Una volta fatto anche quest'ultimo passaggio, la polizza finalmente è stata emessa. Arriverà una mail al cliente con il fatto che la propria polizza è stata emessa, e in base alle scelte fatte da lui prima, gli arriverà il documento di polizza o via mail o via posta, via cartacea. Per noi questo sistema è un sistema innovativo, come ho detto prima, perché non c'è sul mercato. Afiesca in questo modo si sta differenziando da tutto il resto del mercato e sta comunque potenziando i suoi intermediari, sta comunque, cercando di implementare ancora di più l'offerta che gli intermediari Afiesca possono dare alla propria clientela, soprattutto in un momento dove oggettivamente poter vendere a distanza o poter avere un rapporto con un cliente anche in modalità indiretta o comunque a distanza può davvero fare la differenza in un periodo così particolare della nostra storia. Io vi ringrazio,
Cedo la parola a Manuela e buona continuazione del convegno.